Come sta andando la consultazione della vostra base che avete promosso per capire se appoggiare o meno il sindaco uscente Gianni Alemanno? Ma sta andando molto bene, a tal punto che abbiamo deciso di prolungare di 2 giorni la consultazione attraverso internet, il sito www.ferrelli-italia.it e attraverso le nostre sedi che sono aperte tutto il giorno per coloro che appunto vogliono recarsi a dire la loro, sia sull'ipotesi di alleanza rispetto al sindaco e sia sulle idee principali con le quali affrontare la campagna elettorale. Lei in questi 5 anni ha fatto parte della maggioranza del Consiglio Comunale di Gianni Alemanno, come ha votato, si è espresso a favore del sindaco? Ma io ho votato, non mi pronuncio per rispetto ai militanti che ancora stanno e anche ai cittadini, gli elettori che ancora stanno pronunciandosi. Indubbiamente ci sono elementi che ci potrebbero spingere comunque a un'unità del centrodestra, così come ci sono elementi che ci potrebbero andare in un'altra direzione. Quindi è giusto avere un confronto, però noi partiamo dalla consultazione dei cittadini e poi in pochissimo tempo prenderemo una decisione come partito.